I lavoratori della Finmec dovranno scegliere se rimanere in mobilità oppure se accettare di tornare in cassa integrazione. Alla luce della manifestazione di interesse di un imprenditore indiano per il sito aquilano che utilizzerebbe le professionalità sia dell'Aquila che di Sulmona, cessa per chi lo vorrà la mobilità e si ritorna in cassa integrazione che era terminata dopo la scadenza del 19 ottobre. Dipenderà adesso dalla scelta individuale dei lavoratori quale strada intraprendere. Lo hanno detto in un'assemblea nella sede della UIL Roberto Di Pardo della Wilm UIL, Pietro Campanella della FIOM CGIL e Dante Carrabbia della FIM CISL. La partita si è dunque riaperta dopo la manifestazione di interesse. Era quello che dicevo nei mesi scorsi. Questa non è assolutamente una vertenza chiusa, per cui si riapre uno spiraglio per i lavoratori, sperando anche nell'impegno del prossimo governo a trovare una soluzione concreta verso questi che sono considerati non esodati e né salvaguardati, e quindi una prospettiva futura per quanto riguarda il loro impegno. Da parte di Carrabbia della FIM CISL, il consiglio ai lavoratori a scegliere di tornare in cassa integrazione perché con la mobilità, ha detto, non abbiamo chiuso nulla. Campanella della FIOM CGIL ha illustrato l'iter procedurale. Se si dovesse optare per la cassa, ha spiegato, ci sarà lo stop della mobilità. Trascorso il lasso di tempo in attesa del decreto, ai lavoratori giungeranno gli assegni riferiti ugualmente alle mensilità che vanno dal 19 ottobre sino al termine della mobilità. Come se la cassa integrazione non fosse mai terminata. Le somme di cassa percepite nel periodo della mobilità andranno però restituite da parte dei lavoratori. Adesso come si svilupperà il passaggio mobilità-cassa riguardo anche la restituzione delle quote? Noi abbiamo avuto anche un incontro nei giorni scorsi con il dottor Rande dell'INPS. È chiaro che quello che abbiamo espresso al dottor Rande è che ci sia una condizione di miglior favore verso i lavoratori, perché paradossalmente potrebbero beneficiare di nuovo degli importi di cassa integrazione che sono più alti rispetto alla mobilità, però paradossalmente si dovrebbero ritrovare nella condizione di restituire le somme. Chiediamo che sia anche questo fattore importante una gestione condivisa anziché un'impostazione presa da parte dell'INPS.